Ci troviamo oggi al Campo Atletico 2000 di Centocelle per l'inaugurazione del torneo di calcio per stranieri Mundialido. Andiamo però a vedere le successive immagini di questo magnifico evento. Sometimes I think that it's better to never ask why. In compagnia di Eugenio Marchino, organizzatore del Mundialido, torneo di calcio per stranieri residenti qui a Roma. Innanzitutto buonasera, se mi viene a spiegare un po' meglio di cosa stiamo parlando. Io l'ho buttata lì, però sicuramente lei ne saprà più di me. Sì, la descrizione è giusta, torneo di calcio per stranieri, rivolto ai tanti immigrati che sono a Roma e nell'Interland. Oggi abbiamo inaugurato la 15ª edizione, graziati dal tempo perché temevamo di non poter effettuare la consueta sfilata inaugurale, invece siamo stati appunto graziati. Un'ora di sole ha permesso alle squadre di sfoggiare abiti tipici, miss e quant'altro di folcloristico hanno proposto come ogni anno. Sono 24 le squadre che si contenderanno il premio di questo torneo. Vengo a chiedere quindi quanto dura il torneo e qual è il premio in palio. Il torneo terminerà il 30 giugno con la finalissima e ovviamente dopo i vari incontri che si susseguiranno da oggi in poi presso l'Atletico 2000. Principalmente vincono l'onore di iscrivere il loro nome nell'albo d'oro, nonché il premio messo in palio ogni anno dalla Presidenza della Repubblica, il trofeo del Presidente. Com'è nata l'idea di organizzare questo torneo? Io sono un po' informale spesso nelle interviste perché mi piace andare anche a capire la persona che c'è dietro le organizzazioni. Com'è nata questa idea? Ma io ormai questa, l'organizzazione di eventi è la mia professione. Io rappresento l'Associazione Sportiva Club Italia, che appunto si occupa di eventi sportivi, in particolar modo calcio. Molti anni fa, non ricordo esattamente il motivo o il momento in cui fu ideato questo torneo, sapevamo però sia del fascino del pallone che varca ogni confine e sapevamo che c'erano squadre di stranieri appunto che abitualmente si incontravano, si riunivano a Roma per giocare al calcio. Da lì fondamentale è stata la prima edizione che ha annoverato 10 paesi, quindi quello era sicuramente un motivo per proseguire e così abbiamo fatto. Andiamo nelle indiscrezioni, qual è la squadra che ha vinto più edizioni di questo torneo? 4 coppe in bacheca la Romania e altrettante il Capoverde. E noi italiani come stiamo andando? 2 titoli vinti, però insomma onestamente diciamo che potrebbe essere più agevole il compito degli italiani o quantomeno sicuramente più semplice allestire una squadra piuttosto che non incorrere nelle difficoltà che hanno paesi che o non hanno tradizione calcistica come la nostra o che magari qui sono rappresentati con esigue comunità o che oggettivamente hanno proprio altro a cui pensare piuttosto che organizzare una squadra. È sicuramente il caso di dire che noi giochiamo in casa in tutti i sensi, in questo caso. Quello che voglio chiedervi è quali sono i riferimenti per entrare in contatto con voi, per iscriversi al torneo qualora fosse possibile, per venire a vedere le partite, insomma per entrare appunto nel vivo di questa situazione. Sì, la cosa più semplice è ricordarsi il nome, Mundialido, denominazione che trae origine dal fatto che è nato al Lido di Roma, quindi Mundialido. Sito mundialido.it e lì si trova dai filmati a classifica, informazioni e quant'altro. Grazie mille. Grazie a voi.
Termino qui il servizio sull'inaugurazione del Mundial Lido. Voglio ricordarvi che c'è una riff organizzata dagli amici dell'associazione Alzheimer e c'è la possibilità di vincere questo bellissimo scooter, questa Vespa. La vincerò forse io?